Fa ipotizzare che viva. È in Francia, è viva o no? E gira, è sicuramente in una condizione di essere contattata. Noi non abbiamo avuto risposte o altre cose del genere, però si contattano tramite non quella che è la base informativa in Veneto ad Arzeggrande, ma sicuramente tramite quelli che sono, va bene, i vari connettori a livello virtuale. Quindi è viva. Connettori a livello virtuale fanno indicare che qualcuno potrebbe rispondere per lei, però è in contatto con altre cose. Maryam è viva ed è stata intercettata. La conferma arriva a pochi giorni dalla notizia riportata da un quotidiano marocchino che diceva che la ragazza di Arzeggrande era in Francia dopo essere scappata ai bombardamenti di Raqqa. Il comandante provinciale dei carabinieri, Oreste Liporace, ha dichiarato che la 21enne, partita all'improvviso nel luglio del 2015 per arruolarsi nell'ISIS, ha avuto contatti in rete attraverso Facebook e Telegram. Però quando fanno chiamate di questo genere, chiamano tramite quelli che sono i grandi connettori a livello virtuale, va bene, quella che è la cosiddetta chiamata alle armi. Vienici a dare una mano perché realmente noi abbiamo bisogno di poter avere dei riferimenti.